E allora ora facciamo, questo è il cinquantennale degli Osanna, il primo disco L'Uomo uscì il 10 agosto del 1971. Quest'anno noi usciamo con un altro disco che però sarà in pubblicazione fra fine settembre e metà ottobre, dove sarà inserito anche il DVD del film Osanna Naples, e con un libro scritto da Franco Vassia che si chiama, l'abbiamo presentato oggi, che si chiama L'Uomo sulle note di un veliero. E però non possiamo non ripercorrere la nostra storia dell'uomo, degli Osanna, per cui iniziamo proprio con L'Uomo, con una grande intervista fatta da vari personaggi. L'Uomo. Ospiti del nostro programma, i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio, il Viareggio 71 Pop. Si vestono in un modo strano e soprattutto si pitturano il viso, cosa che da noi non si è ancora vista. Signore e signori, Massimo, Lello, Lino, Danilo, Elio. Tutti insieme sono gli Osanna. Dico, per un minuto quando li ho visti ho pensato che io fossi ubriaco, magari dicono ho bevuto uno in più, invece no, non è vero, sono proprio così loro. E mi hanno anche spiegato il perché di questa faccenda. Dunque, mi hanno spiegato così, io ve lo posso dire. Dunque, loro dicono che l'uomo normale, l'uomo comune, è sempre trincerato dietro una maschera, perciò non può estrinsecarsi, non può uscire fuori. Invece loro usano la maschera a ciò che l'uomo che esiste dentro di loro possa uscire fuori. Unificano desiderio e esecuzione musicale, perché il loro desiderio è quello di unire la canzone alla rappresentazione scenica. Questi sono gli Osanna e ci fanno ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, canto gli Osanna. L'Uomo, il complesso degli Osanna. Chi sei tu, uomo, chi sei tu, uomo, yeah! L'orgoglio vivente ha spinto le forze nel costo di niente, la gente, le razze, il denaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. Appeso nei buoni dei cuori ghiacciati, si vive e si muore nel fatto l'orrore, si cercano in vano momenti d'amore.
down on me. Uomo, 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 what would he say to uomo? Uomo, uomo, what would he say to uomo? Uomo, uomo, what would he say to uomo? Uomo, uomo, what would he say to l'uomo, la terra, il cielo, il mare? Certo voluto, oggi alle soglie del nuovo millennio, l'uomo ha colpito ancora nel segno. Non bastano i santi, non c'è religione che possa fermare ogni sporca ambizione. La gente, le razze, il denaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. Uomo, 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 chi sei tu, uomo? Uomo, 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 chi sei tu, uomo? Sole, la luce, il freddo, il calore. Momenti di pace, di forti emozioni, bruciati dall'odio, da maledizioni. Si vive e si muore nel fango e l'orrore. Si cerca, ma invano.